Carabinieri della compagnia di Isile hanno arrestato in flagranza di reato un pensionato di Nureci, Antonio De Sidi, di 75 anni, con l'accusa di tentato incendio boschivo. L'uomo è stato visto dai militari lanciare dalla propria auto un innesco incendiario. L'episodio si è verificato mercoledì scorso. I carabinieri stavano pattugliando la strada provinciale 79, intersezione strada provinciale 41, quando nei pressi dell'abitato di Nureci hanno notato un'auto con un uomo a bordo che procedeva in maniera irregolare. I militari hanno deciso di seguirla e dopo un po' hanno notato che l'uomo lanciava nella cunetta un oggetto dal quale usciva del fumo. I carabinieri immediatamente hanno spento l'ordigno incendiario e poi bloccato il pensionato. All'interno dell'auto i militari hanno trovato sul sedile anteriore, lato passeggero, un innesco analogo a quello lanciato dall'uomo e un accendino posizionato sul cruscotto. Nel corso della perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto una scatola di fiammiferi dello stesso tipo di quelli utilizzati per il confezionamento dei manufatti incendiari. Pertanto, i carabinieri hanno proceduto all'arresto di De Sì con l'accusa di tentato incendio boschivo. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato rinchiuso nel carcere di Massama e messo a disposizione dall'autorità giudiziaria. Il GIP del Tribunale di Oristano ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.